Buongiorno e buon 13 dicembre. Oggi qui da noi questa mattina è passata la Santa Lucia che ha portato dei nuovi peluche alle piccole. Questo Pluto della Disney, bellissimo, dobbiamo ancora togliere l'etichetta. Nel frattempo Mocha se l'è già aggiudicato e se l'è messo nella sua cesta, vero? E poi è arrivato anche questo, questa renna bellissima, guardate quanto è carina. E questa praticamente è diventata di Gioia, però intanto la teniamo qui. Ma Gioia, che è passato stamattina? La Santa Lucia, cosa ti ha portato? La renna? La renna? Ma che bella! Ma ti piace? E poi a noi ha portato alcuni dolcettini, non tanti perché sa che non dobbiamo sgarrare troppo, comunque un po' di cioccolatini qui, il classico Kinder, Kinder cereali buonissimo, i Kinder Bueno, questi ne ho mangiato uno stamattina a colazione, questi ovetti buonissimi e poi questi biscotti natalizi, guardate quanto sono belli, sono ricoperti di cioccolato bianco con il cioccolato al latte sopra e all'interno c'è il pan di Spagna e una salsa ai frutti di bosco. Ne abbiamo mangiato, o meglio, io ne ho mangiato uno per colazione. Poi c'è il pupazzo di neve e le campanelline, sono davvero bellissimi. Mi sono preparata perché dobbiamo andare a fare la spesa. Come vedete, sono in total black, a parte le scarpe perché ho questi UGG color cammello che tengono caldissimo. Sotto invece ho messo questo maglioncino che avevo preso su ASOS. Natalizio, poi il pellicciotto, questo ce l'ho da tanti anni, ma anche questo tiene davvero tanto caldo, è una pelliccia ovviamente sintetica e poi la pochettina, anche questa nera. Andiamo a fare la spesa e ci vediamo dopo. Siamo appena arrivati a casa. Queste sono le due borse della spesa di oggi, sono piene. Dopo magari vi faccio vedere qualcosina, non tutto, ma qualcosina delle cose che abbiamo preso. Abbiamo preso anche il pandoro e questo dopo nel dettaglio comunque ve lo faccio vedere meglio. Adesso però mangiamo perché sono le 2:30 e abbiamo stra fame. Comunque è passata Santa Lucia anche dai suoceri, uno per me e uno per Steve. Nel frattempo, pranzo super veloce. Ci siamo fatti dei toast con il prosciutto. Abbiamo preso, già che sapevamo di far tardi, il prosciutto cotto al banco ed è buonissimo. Ci siamo fatti dei toast. Io, tra l'altro, lo mangio soltanto con il prosciutto perché con la sottiletta così non mi piace, preferisco semplice. Ste si è fatto un altro toast, mentre io invece ho provato, ci cioè ho preso già pronti, sempre al supermercato, siamo stati al Tosano oggi, il cocktail di gamberi, quindi gamberetti con la salsa rosa e sono davvero, davvero buoni. Praticamente oggi non abbiamo neanche sprecato niente, abbiamo mangiato alla veloce, senza sporcare assolutamente niente se non una forchetta. Buoni, davvero buoni.
Buonissimi. Qualcuno ha aperto il suo sacchettino senza di me. Perché questo in realtà stia il tuo. Mamma, quante cose, quanti cioccolatini. Allora, il sacchettino, appunto, era questo qui, carinissimo, tra l'altro. Questo lo teniamo sotto l'albero, uno confezionato, che bello. E cosa ci sono allora? Kinder Maxi, due Kinder cereali, Kinder classici, piccolini. Ah no, quattro Kinder Maxi, due Kinder Bueno. Tre Kinder cereali. Ale, calorie, ciao. Comunque il cioccolato della Kinder è il più buono in assoluto. Questo Solo dopo questo. No, questo non piace. Ha tipo la menta si dentro. lamenta. No, a me cioccolato e menta proprio no. Ho preso da regalare a mia sorella insieme al regalo di Natale queste praline al cioccolato e nocciola della Motta. Mamma mia, che odore di menta che è uscito, perché li ha aperti. Come sono? Aspetta che non Buonissimo. metto a fuoco. Ah, dentro c'è proprio la menta, è ripieno. Assaggialo. No, non mi piace, non Assaggialo. mi piace, non mi Buonissimo. dà già fastidio Dai. l'odore. No, 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 no. Ti piace la menta, ti piace il cioccolato? Ma insieme non mi piacciono molto. Poi Altosano hanno aggiunto la linea sempre per la macchina dolce gusto della Starbucks. Quindi noi abbiamo preso il caramel macchiato. In realtà questo l'avevo già provato tipo più di un anno fa quando è uscito all'Esselunga. Però visto che adesso anche Altosano li vendono, insomma, ne abbiamo preso uno. È buono, però niente di eccezionale, cioè nel senso è molto buono, però non è che divento matta se non ce l'ho in casa, ecco. E poi ho preso loro le arachidi pralinate, queste sono buonissime in questo periodo dell'anno con la Santa Lucia o comunque il Natale. Io sono sempre stata abituata ad averle in casa perché mia mamma le ha sempre comprate e Santa Lucia ce le ha sempre portate. E quindi, visto che le ho trovate al supermercato, le ho prese così ogni tanto, magari la sera davanti a un film di Natale, me ne mangio qualcheduna. Se queste non piacciono, però io le trovo davvero, davvero buone. E poi abbiamo preso appunto il Pandoro. Questo lo vogliamo accompagnare con la crema di mascarpone. Infatti, ho preso anche il mascarpone e il giorno di Natale farò la crema per accompagnare il Pandoro, che secondo me ci sta proprio super, super bene. E poi abbiamo provato a prendere questo Pandoro con triplo cioccolato. Infatti, c'è il cioccolato fondente, il cioccolato bianco e il cioccolato al latte. Questo non l'ho mai provato, proprio la marca non l'ho mai provata, però. A vederlo così sembra molto buono. Poi diciamo che dalle foto sembrano sempre super, poi quando si aprono la crema non è mai così, però fa niente. Siamo usciti tipo 10 minuti, un quarto d'ora in campagna con le cagnoline, ma non c'è nebbia, eh. No, è uno sfondo così, non c'è assolutamente nebbia. Sono le 3 del pomeriggio, c'è una nebbia pazzesca. La Moka è qui con il cappottino perché fa freddissimo, mentre la Gioia ha il cappottino, meglio, non sono proprio dei cappottini ma dei maglioncini. Dove siete? Fare un giretto. Non è proprio la giornata migliore perché guardate. Però un attimino, giusto per farle sfogare un secondo, ci sta. Sei contenta, Gioia? Siamo tornati a casa, alla fine non siamo stati fuori tantissimo anche perché faceva davvero tanto tanto freddo, però almeno loro hanno fatto una corsettina, sono rimaste un attimo libere, anche se in realtà lo spazio in giardino ce l'hanno e come per correre e divertirsi, però facendo tanto freddo non ci stanno più di tanto. Invece se le portiamo con il guinzaglio allora se la godono un pochettino di più. Adesso sono qui ai miei piedi davanti alla stufa e si stanno scaldando proprio perché ve l'ho detto, fuori faceva freddissimo. Stavo nel frattempo guardando anche cosa prendere stasera, cosa ordinare da sport. Noi normalmente tutti i sabati prendiamo da sport, oggi domenica. Tra l'altro dobbiamo aprire ancora il calendario dell'avvento della giornata di oggi, però tra cioccolatini vari oggi siamo praticamente già pieni, però stasera sicuramente andremo ad aprire la casellina numero 13, sia nostra che delle cagnoline, perché ancora non li abbiamo aperti. Comunque dicevo, normalmente il sabato prendiamo da sport, però questa settimana non abbiamo ancora preso la pizza, quindi a me è venuta una voglia
di pizza pazzesca e Ste invece ha voglia di hamburger, quindi stavamo guardando un ristorante nel comune accanto al nostro che fa sia le pizze che appunto gli hamburger, quindi penso che ordineremo da Sportoli, anche perché da oggi finalmente la Lombardia è diventata zona gialla, quindi ci si può spostare tra comuni e quindi possiamo andare insomma al ristorante e prendere il cibo d'asporto senza problemi, meno male, perché almeno possiamo spostarci un pochettino di più rispetto a prima, sempre ovviamente con le dovute precauzioni e attenzioni. Vi faccio poi vedere le lucine che ho messo sul soppalco, perché ieri sono andata a togliere le luci che avevo messo sul balcone, perché più di tanto non rendono, da vicino si vedono ma magari dalla strada, comunque da leggermente più lontano, si notano, non si notano più di tanto. Quindi le ho tolte, le ho portate in casa e le ho messe sul soppalco e devo dire che ci stanno molto bene. Poi, avendo la batteria, in realtà è più indicato tenerle in casa, anche se non si sono rovinate, perché comunque vanno bene anche per l'esterno, però sicuramente all'interno durano più a lungo, quindi le ho posizionate. Dopo vi faccio vedere magari quando spegniamo le luci com'è l'effetto. A me piace molto, lo trovo elegante, perché comunque le lucine sono piccole, sono dei micro led, quindi non è niente di impegnativo, è una cosa delicata ma che ci sta. Tra l'altro questa mattina, anche se è domenica, il corriere è passato e mi ha portato la pittura che ho ordinato, questa per il camino, perché tra l'altro oggi deve uscire il video, non è ancora uscito, però a breve uscirà e sicuramente voi l'avrete già visto. Come sapete sono andata a sbiancare il camino, però ci sono dei punti che erano non erano perfettamente non coprenti, perché comunque il colore che c'era prima si è coperto, ma alcuni punti rispetto ad altri erano leggermente più meno non mi viene il termine, mi viene meno coprente, però in realtà no, non era proprio uniforme, ok, il colore, quindi in certi punti secondo me c'era bisogno di dare una terza mano. Però avendo finito la pittura l'ho riordinata, anche perché comunque il barattolino è molto piccolo, ci sono 250 ml di prodotto, quindi è proprio poco. Stavolta per la terza mano andrò ad allungarlo con l'acqua per avere una pittura più liquida e più fluida. Tra l'altro sto pensando di farlo adesso, visto che Ste è in palestra, quindi quasi quasi scendo con lui in una stanza ad allenarsi, io nell'altra con un po' di fai da te, e quasi quasi vado a farlo già adesso, così non ci penso più. Dai, andiamo. Di dare la terza mano, praticamente l'ho quasi data a tutto, si può dire. Adesso faccio asciugare bene, poi nei prossimi giorni con un pennellino piccolo andrò a fare diciamo il profilo, il perimetro tra il pavimento insomma e il marmo, giusto per rifinire bene preciso preciso, ma praticamente ormai è fatto e è meraviglioso. Adesso salgo, spengo il riscaldamento e salgo, così apriamo il calendario dell'avvento. Se nel frattempo ho finito palestra, apriamo il calendario dell'avvento, chiamiamo per fare la prenotazione da sport. Nel frattempo mi stanno mandando 1000 messaggi e a posto, fra poco arriverà anche il tavolo e quindi potremo mettere l'altro qui. Non vedo l'ora di vederlo sotto questo meraviglioso tris di lampadari sospesi. È arrivato il momento di accendere le lucine. Ho già acceso, questo è l'ingresso, adesso vabbè, non si vede perché c'è la luce che normalmente, eccole qua, che normalmente accendo in realtà tipo presto, anche alle 4, però qui ancora non l'ho fatto. Andiamo ad accendere anche queste e voilà! Si crea subito un'atmosfera magica con le luci. Poi ho acceso, fuori vanno in automatico con il timer, le luci che vi dicevo prima sono qui, adesso forse si vedono poco, vedete, eccole qui, le ho praticamente
attorcigliate tutte intorno alla ringhiera. Io ho nascosto qui le pile, il tasto di accensione, ed ecco qua. Adesso non rendono tantissimo perché ci sono tutte le luci accese giù, però dopo vado a spegnerle e vi faccio vedere l'effetto. È finalmente arrivata, o meglio, siamo appena rientrati a casa, siamo andati a prendere la pizza ed eccola qui. Questa è una pizza gigante, guardate in confronto alla mia mano, e poi è anche parecchio alta. Ovviamente non è una pizza per una persona, ma quasi per due. E poi c'è questo trancio che è un quarto, sì. Ecco, e questa è la diavola, ci sono i peperoni e il salame piccante, ha un profumo. Ma stasera volevo esagerare, io amo la pizza con i peperoni, però mi piace tanto anche quella con il salamino piccante, quindi abbiamo fatto tutti e due. Anche se questa non è grandissima, sono diciamo due fette super abbondanti comunque. È arrivato il momento di aprire i calendari dell'avvento. Partiamo dal nostro. Oggi è il 13. Buono il Kinder Bueno con cioccolato bianco. Buonissimo. Mentre per le cagnoline, il 13, qual è Mocha il 13? Ta 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 ta. Non lo vedo. Ma l'abbiamo già aperto? Stai aiutami che non... Eccolo qua, 13. Quindi... dei biscottini anche, questi a forma di osso, e sono questi qua, snack a forma di osso, uno per uno. Seduta Mocha, seduta, bene, seduta, brava. Adesso io vado a farmi una doccia, anche perché dopo abbiamo deciso di guardare un film di Natale. Nello specifico abbiamo deciso di guardare il film che c'è su Netflix, su Prime, scusate, con Fabio De Luigi, ed è tipo 10 giorni con Babbo Natale, una cosa del genere. E quindi adesso mi faccio una doccetta, poi ci mettiamo a letto e ci guardiamo questo bellissimo film di Natale, anche perché poi domani è di nuovo lunedì e si torna a lavoro, quindi chiudiamo la settimana con un bel film di Natale. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere poi le luci sul soppalco. Questo è l'effetto. Che dite? Io lo trovo molto semplice ed elegante. Siamo pronti per guardare il film. Abbiamo preparato anche un tè caldo. Vai! Siamo a 40 minuti di film. Pensiamo di finirlo. Nel frattempo siamo andati a farci stendere la lavatrice, che ha finito da poco. Sono le 11:15, quindi sì, lo finiamo, dura ancora un'ora, però chiudo questo vlogmas perché ho paura che dopo mi dimentico di farlo. Spero che il video vi sia stato di compagnia, se è stato così fatemelo sapere con un pollice in su, iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi video, a domani, ciao!